Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Sono complessivamente 3.804 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 24 nuovi casi di età compresa tra i 2 e i 56 anni, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Il servizio di Alfredo Primante. Sono 24 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati attraverso le analisi dei tamponi effettuate nelle ultime 24 ore. Ma la buona notizia è che soltanto uno di questi nuovi contagiati è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Però continua ad abbassarsi l'età media, perché tra i nuovi pazienti Covid c'è anche un bambino di 2 anni. La maggior parte dei nuovi casi, 19, si riferisce ai focolai già noti in provincia dell'Aquila e in particolar modo nella Valle Peligna, e sono frutto del tracciamento dei contatti di queste ultime ore. Gli altri sono in provincia di Pescara, 4, mentre per un paziente non è stata specificata la provenienza. Dunque, in ospedale sono ricoverati 30 pazienti, di cui uno resta in terapia intensiva. Gli altri 399, invece, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Resta fermo il numero dei pazienti deceduti da inizio emergenza, 472, così come i guariti e coloro che sono risultati negativi a 2 test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 430, mentre sono complessivamente 3.804 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Spiragli per la vertenza della Yokohama di Ortona, lo rivela ai nostri microfoni l'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo, che ha spiegato come ci sia un gruppo lombardo interessato. Il servizio di Paolo Renzetti. Si aprono spiragli per la vertenza che riguarda gli 84 lavoratori della Yokohama di Ortona. Dopo la riunione avuta con il Ministero dello Sviluppo Economico, è infatti stato reso noto dall'assessore regionale alle attività produttive Mario Febo l'interesse di un gruppo lombardo. Nei prossimi giorni sono attese novità. Dopo l'ultimo incontro che c'era stato qui in Regione, c'è stato l'interessamento da parte di un gruppo solido della Brianza che sarebbe interessato. Ho comunicato doverosamente questa notizia sia alla Yokohama sia al Ministero. Mi aspettavo che oggi, dopo 40 giorni, 45 giorni dall'ultimo incontro che c'era stato, ci fosse stato un approfondimento quantomeno da parte della Yokohama, che invece non c'è stato, anzi addirittura ha cercato di evitare questo confronto, quando il Ministero ha ribadito che invece loro avevano contattato questa azienda e c'è questa disponibilità, questa ipotesi. Sono stato delegato dal Governo a mettere in contatto le due aziende per cercare di trovare una ipotesi di soluzione, quindi non è che sono buone notizie, quantomeno iniziamo una trattativa e un percorso che è difficile, lungo, ma comunque almeno si apre uno spiraglio. Strada però ovviamente, come diceva lei, non semplice da percorrere. I tempi eventuali di questo incontro tra le parti? No, guardi, la riunione è appena finita, sto aspettando ancora che il governo mi chiama, così come mi aveva detto, quindi casomai più tardi completeremo la comunicazione, ma credo che i tempi siano abbastanza lunghi, ci sono difficoltà, c'è la disponibilità da parte del governo regionale e del governo nazionale ad intervenire a sostegno di questa vertenza, come delle altre, perché chiaramente siamo interessati a coprire tutti i territori, ma chiaramente adesso non posso rispondere, nei prossimi giorni magari ci risentiamo. Il trasporto pubblico locale è il tema caldo dell'autunno abruzzese e non solo. La riapertura delle scuole e la fine delle vacanze estive metteranno a dura prova il comparto dei mezzi TUA. Ne abbiamo parlato con il direttore generale dell'azienda, Maximilian Di Pasquale, intervenuto nella edizione prima della edizione odierna del TG6 nel collegamento in diretta. Ascoltiamo un estratto. Il tema caldo di questi giorni riguarda il trasporto degli studenti in vista dell'apertura dell'anno scolastico, apertura che è stata posticipata al 24 di settembre. Qual è la situazione? Sicuramente immagino questo posticipo di 10 giorni è stato accolto da voi direi in maniera positiva, credo. Sicuramente, anche perché nel momento in cui
abbiamo le regole di ingaggio, quindi le modalità di trasporto che cambiano repentinamente, certamente è stata lungimirante la scelta di posticipare la data di avvio dell'anno scolastico, in modo tale che c'è tempo, oltre al discorso dei mancati sprechi per la doppia sanificazione, c'è tempo anche per attrarre un servizio pubblico rispetto alle nuove esigenze e ai nuovi limiti di capacità di incarrozzamento sui nostri mezzi. Ne vogliamo un attimo spiegare cosa accadrà dal 24 di settembre per i ragazzi che si sposteranno in pullman per recarsi a scuola. Tutti i mezzi sono dotati di dispenser con gel disinfettante, vige l'obbligo di mascherina a bordo, ma fortunatamente per l'azienda ma anche per gli studenti è stato innalzato il limite della capacità di carico all'80%. 80% che si raggiunge con la totalità dei posti a sedere e la concorrenza dell'80% sui posti in piedi. Quindi su un autobus che trasporta 102 persone, tipo quello che vediamo qui, 26 potranno continuare a sedere e 54 saranno le persone che potranno essere trasportate in piedi nel rispetto dei protocolli individuati. Le precedenti direttive sulla capacità di carico, ove era previsto un 60% teorico, dico io, di fatto faceva sì che incarrozzassimo non più di 30-35 persone e quindi era un 35% reale, e col discorso della verticalizzazione e del mantenimento di un metro che di fatto poi non era possibile. Ci sono gli autobus a sufficienza per poter partire senza problemi per il 24 di settembre? Per annuncio bruciamo la notizia con favore che a breve verranno presentati ulteriori mezzi nuovi acquistati, più alcuni li abbiamo acquistati in assenza di contribuzione con mezzi ad elevata capienza e quindi TUA da parte propria farà comunque la propria parte per aumentare la capacità di carico. Unitamente a queste azioni che sono meramente interne, in attuazione delibera regionale, delibera di giunta regionale, provvederemo a selezionare degli operatori privati per effettuare le corse di supporto ove si dovessero rendere necessarie in virtù del raggiungimento della capacità di carico massima sui mezzi. Per quanto concerne le risorse, dovremmo distinguere in ciò che consiste in un aumento di capacità produttiva da parte nostra, e le risorse le troviamo in autofinanziamento anche attraverso le parziali riduzioni dei costi, che comunque hanno comportato anche altri costi che ci sono state finora, e con uno sforzo finanziario che faremo, finanziario ed organizzativo, aggiungo io. Per quanto concerne le corse di supporto svolte in partenariato con operatori privati, la giunta regionale ha provveduto ad individuare delle risorse finanziarie dedicate che vanno ad arricchire il comparto del TPL per la gestione del riavvio dell'anno scolastico. E l'amministrazione comunale di Pescara lavora da settimane senza sosta per l'avvio dell'anno scolastico. Delle criticità in alcuni comprensori sono in via di risoluzione. Vediamo il servizio. Assessore, allora si avvicina la fatidica data del 24 settembre per l'avvio del nuovo anno scolastico. Qual è la situazione? State lavorando comunque da settimane per farvi trovare pronti al suono della prima campanella? Assolutamente sì, questi 10 giorni in più che il governo regionale ha deciso della riapertura delle scuole al 24 ci ha dato una piccola mano, quindi stiamo facendo gli ultimi lavori, diciamo che ci troviamo a buon punto, però questi 10 giorni ci aiutano per fare le rifiniture in modo da far entrare i nostri ragazzi a scuola in maggior sicurezza. Ci sono al momento delle criticità, delle problematicità per alcuni istituti, per alcune scuole? Qualche problema lo stiamo avendo in qualche comprensivo, però con le varie riunioni che stiamo avendo cercheremo di risolvere anche questo. Quanto concerne invece il trasporto dei ragazzi nelle scuole, qual è la situazione?
Allora, per quel che riguarda i nostri i ragazzi del Comune di Pescara, non abbiamo nessun problema, in quanto ultimamente abbiamo comprato anche il quinto pulmino, quindi abbiamo la disponibilità di 5 pulmini, quindi tutte le richieste dei nostri ragazzi saranno esaudite, anche perché il governo centrale ha allargato la possibilità fino all'80% della capienza dei pulmini. Quanto riguarda invece le mense scolastiche, assessore, qual è la situazione? Perché si parla di un calo di iscrizioni rispetto agli anni scorsi? Allora, c'è stato un piccolo calo, però abbiamo già notato in questi giorni che si sta riprendendo. I genitori dei nostri alunni hanno questa cattiva abitudine, diciamo, che poi però salvaguardano all'ultimo momento. Adesso sono già ripartite le iscrizioni, quindi stiamo già avvicinandoci al numero delle iscrizioni dell'anno scorso. Dopo il ritrovamento in mare nelle Marche davanti alla riserva naturale della Sentina, a nord della foce del Tronto a San Benedetto, del cadavere di una ragazza domenica scorsa, la Procura di Ascoli Piceno ha lanciato un appello per trovare eventuali testimoni. L'ipotesi, anche in base ad una segnalazione dalla Repubblica Ceca, è che la vittima sia una 17enne in vacanza che alloggiava a Martinsicuro, in provincia di Teramo, e che non risponde al telefono ai genitori da sabato. Con lei in Abruzzo c'era un 40. Anche lui non si trova. La Guardia Costiera sta proseguendo le ricerche in mare. L'appello è a farsi avanti con i PM o le forze dell'ordine a chiunque abbia visto la coppia. I loro nomi sono Marcheta Adamkova di 17 anni e Tomas Cerveni di 40 anni da sabato scorso o successivamente. Nell'ipotesi che il corpo rinvenuto non sia della 17enne, che l'uomo sia scomparso ma vivo. La vittima, alta, capelli lunghi e scuri, ha indosso un costume da bagno nero e orecchini, aveva due ferite ad una coscia. Proseguiamo e cambiamo pagina. L'Abruzzo si è candidato a impiantare nella Marsica una delle 4 fabbriche che in Europa produrranno idrogeno per l'autotrazione da fonti rinnovabili. Vediamo. Utilizzo dell'idrogeno al via in Abruzzo come risorsa energetica sostenibile per il domani. Un progetto innovativo tra pochi in Italia, finanziato tramite Recovery Fund. Da un lato quindi si punta a ridurre l'impatto dell'inquinamento e dall'altro a produrre altri posti di lavoro. L'idrogeno è davvero la manna dal cielo, è presente in natura in quantità enormi e l'unico problema è che va prodotto con altra energia, e qui noi in Marsica in particolare abbiamo le infrastrutture di fotovoltaico, le infrastrutture di eolico che ci possono aiutare a produrre idrogeno. Nell'immediato futuro quindi in regione si punterà su mezzi di trasporto pubblico locale alimentati ad idrogeno, una scommessa che guarda finalmente avanti. La regione Abruzzo ieri ha aderito con il governo nazionale a questo progetto su una mia iniziativa, e adesso dobbiamo batterci affinché la fabbrica degli idrolizzatori, che sono quelle macchine che producono l'idrogeno ricevendo energia elettrica ed acqua, venga fatta qui nella Marsica. Sarà una battaglia dura perché, come potete immaginare, ognuno vorrebbe questa fabbrica nel proprio territorio, perché stiamo parlando del futuro, di quello che sarà da qui a 10-20 anni. Ma io sono convinto che, siccome l'idea è nata in Marsica e è stata portata da me, abbiamo un diritto di progenitura affinché questa fabbrica, che darà un'occupazione enorme, pensi che in Europa ce ne saranno soltanto 4, bene, affinché questa fabbrica nasca qui in Marsica. E ora lo sport. Fissata la prima amichevole per il Pescara, che venerdì 11 settembre affronterà il Napoli allo stadio San Paolo alle ore 18. I partenopei, in ritiro attualmente sulle montagne abruzzesi a Castel di Sangro, disputeranno la loro ultima gara di preparazione proprio contro i biancazzurri prima della sfida di campionato contro il Parma. Il Pescara, che inizia ufficialmente domani la propria fase di preparazione, si troverà di fronte un impegno importante dal fascino antico per testare da subito pregi e difetti della nuova compagine guidata da Massimo Oddo.
E proseguiamo, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani blinda il portiere Fiorillo, non si muove, dice il patron biancazzurro, che conferma il fatto che sarà un mercato nel quale arriveranno giocatori adatti al tipo di gioco di Oddo. Ascoltiamolo. Fiorillo è un giocatore che ha 4 anni di contratto a Pescara ancora, è il capitano del Pescara e credo che chiuderà la sua carriera a Pescara. Quindi, togliamo di mezzo Fiorillo da ogni... il mercato, ma non gli ho rinnovato il contratto così a lungo per buttarlo al primo che arriva, quindi il mercato sarà anche mercato, ma come noi abbiamo creduto in lui, lui ha creduto nel Pescara, quindi il binomio Pescara-Fiorillo va avanti tranquillamente. Per il resto Memusciai ha ancora 2 anni di contratto, quindi non credo che sia un problema. Galano l'abbiamo comprato l'anno scorso e quindi credo sia stato premiato ieri come il miglior biancazzurro e quindi non vedo per quale motivo dovremmo toglierlo. Noi dobbiamo, come diceva Massimo, dobbiamo cercare insieme di costruire una squadra che possa fare bene, faccia divertire, però è chiaro che se non si vince poi la gente si diverte poco. Per cui bisogna fare una squadra che possa ben figurare nel campionato di Serie B, che è un campionato duro. Oggi sento dire, ma quest'anno il campionato di Serie B è più duro, era anche l'altro anno il campionato di Serie B più duro. Ci sono sempre quelle 6, 7, 8 squadre che partono con i favori del pronostico, come c'era il Benevento l'anno scorso, come c'era il Frosinone, com'è? Quest'anno ci sarà il Monza, ci sarà il Brescia, ci sarà la Spal, però ci sono sempre stati. Per fortuna il campionato di Serie B poi riserva sempre grandi sorprese, perché a differenza della Serie A, che è un altro sport, la Serie B ha anche le squadre sulla carta meno blasonate, possono competere e molte volte riescono anche a vincere. Quindi noi dobbiamo cercare di fare una squadra funzionale a quelle che sono le idee del mister. Poi i nomi, se si chiamano Valdifiori piuttosto che Palmiero, piuttosto che un altro, l'importante è che abbiano le caratteristiche per. È chiaro che se lui vuole giocare in un modo e noi prendiamo giocatori che giocano in un altro modo, allora forse andiamo in contrasto. Il mercato quest'anno, dovete considerare una cosa, che questa è un'annata secondo me molto più difficile dell'anno precedente, nel senso che per ovvi motivi qualcuno piangeva nel momento in cui c'è stato il periodo del lockdown, il periodo della chiusura, ma il vero pianto ci sarà quest'anno, perché intanto se non ripartiamo con gli stadi aperti sarà un grande problema, soprattutto per le squadre piccole, cioè per le squadre di questa categoria. Non c'hai gli spettatori, non c'hai sponsor da stadio, andranno proprio alla rovina e tu praticamente devi fare oggi, devi fare una squadra considerando una perdita secca pronti via di 3-4 milioni, quindi tutte le squadre di B avranno questo problema. È chiaro che nelle squadre di B oggi ci sono quelle 5 o 6 che per tanti motivi, perché hanno venduto giocatori importanti, perché stavano in Serie A, perché hanno proprietà, beate loro, molto più importanti della nostra, possono permettersi qualcosa in più. La partita Picerno-Bitonto del campionato di Serie D 2018-2019 è sottoposta al giudizio della giustizia sportiva. Lunedì si è tenuto il primo grado e nei prossimi giorni saranno fissati i termini per l'appello. Di conseguenza è doveroso, per rispetto alle decisioni della giustizia sportiva, posticipare lo svolgimento del sorteggio dei calendari del campionato 2020-2021 previsto per il 10 di settembre. Così in una nota la Lega Pro. E dunque slitta la diramazione del calendario di Serie C, inizialmente fissata questa data per il 10 di settembre. Ora cambiamo disciplina. L'Acque Sapone presenta il nuovo tecnico Acque Sapone di calcio a 5, è il molisano Fausto Scarpitti, che dopo tanta gavetta adesso avrà l'opportunità di misurarsi con una squadra pluridecorata come quella del patron Barbarossa. Vediamo. Scarpitti, è arrivato il momento di iniziare il lavoro, intanto con quale entusiasmo per quanto le riguarda? Entusiasmo è veramente tanto, perché insomma siamo fermi da tanti mesi purtroppo per la situazione ben nota a tutti, e poter ricominciare in una piazza come questa, una società importante come l'Acque Sapone, ti dà ancora più stimoli, quindi da parte mia, da parte dello staff, da parte di tutti quanti, anche i giocatori stessi, c'è una voglia enorme di rimettersi al lavoro e presto avremo finalmente l'opportunità. Ecco, con la rosa che ha allestito il club e anche in base al suo credo, che Acque Sapone vedremo quest'anno? O meglio, come la vuole immaginare nel suo optimum?
Chiaramente l'Acque Sapone come società, come storia, è abituata a competere per tutti i titoli ed è quello che proveremo a fare anche quest'anno assolutamente. Il roster che è stato costruito è sicuramente molto importante, la società è venuta incontro alle mie esigenze, alle mie richieste e siamo riusciti a portare qui a Montesilvano giocatori di esperienza e anche giocatori nuovi che possono ben affermarsi in questo campionato. Di conseguenza la squadra è stata costruita con l'idea assolutamente di essere competitivi, aggressivi, intensi, quello che piace vedere a me, ma ci siamo trovati assolutamente anche con la proprietà e vedere una squadra che dia sempre il massimo, abbia l'opportunità di cogliere il risultato in qualsiasi situazione su ogni campo. Ecco, il ritorno di Luca Jan, poi la presenza di giocatori di esperienza che sono un po' l'asse portante del club, come Vari Mammarella, Coco, il capitano Murilo, è una stagione che vi vedrà, insomma, presumibilmente protagonisti. Hai detto bene, l'ossatura, la base di partenza è la cosa prioritaria, nel senso sono rimasti in questa società giocatori fondamentali che hanno scritto la storia di questa società e del futsal italiano e sono ragazzi che sicuramente saranno i primi a spingere verso i nuovi obiettivi. Poi c'è stato il ritorno di Luca Jan, ci sono stati altri inserimenti molto importanti, crediamo di aver costruito un mix di esperienza e diciamo voglia nuova di portare altro qui a Montesilvano e sicuramente faremo strada. Ecco, lei ha avuto una importante ascesa con una serie di campionati vinti, ora questa opportunità, diciamo che lei arriva in uno dei top club italiani, è una grande, diciamo così, un grande momento anche per lei. Sicuramente, dal punto di vista personale, diciamo la gavetta è stata lunga, sono partito dalle serie regionali e vincendo vari campionati sono arrivato fino alla Serie A e diciamo che la cosa che mi fa piacere in particolare a me, anche penso un po' tutta la categoria degli allenatori, è che ci sono società come questa, come la famiglia Barbarossa, che ha voluto dare l'opportunità a chi si è fatto al basso senza magari, come qualche volta accade, prendere degli allenatori soltanto in base al nome, eccetera. Quindi è un'opportunità importante per me, una responsabilità grossa che sento sulle spalle, però penso di averla abbastanza larga. Ed ora la pallacanestro, rinverdire i fasti di un tempo, questo è l'obiettivo del Chieti Basket 1974 che riparte dalla A2 dopo l'acquisizione del titolo sportivo di Montegranaro. Il primo obiettivo della società è la salvezza, vediamo. Presidente Marchesani, la storia continua, Chieti torna in A2, l'obiettivo è quello di far rivivere i fasti di quella che era la Chieti Basket degli anni 70-80. Ma assolutamente sì, l'obiettivo, come abbiamo detto sportivamente parlando, è la permanenza nella categoria anche per dare comunque un'importanza all'investimento fatto in estate che sarebbe poi l'acquisizione del titolo di Montegranaro. È chiaro che, come ho detto prima in conferenza stampa, Chieti meritava un palcoscenico differente rispetto a quello che era l'anno scorso la Serie B, siamo stati sfortunati come tutti gli altri, ma noi in primis perché puntavamo appunto a salire vincendo il campionato dal Covid, quindi purtroppo ci ha bloccati. Abbiamo fatto questa operazione, se vogliamo anche di marketing, di acquisire questo titolo, adesso ci godiamo la 2 riportando, come hai detto tu prima, i fasti di quello che era veramente la pallacanestro a Chieti qualche anno fa. Ora non resta che attendere quali saranno le decisioni della federazione e anche del governo per quanto riguarda l'ingresso degli spettatori nei palazzetti. Sì, siamo nelle mani della commissione scientifica e sarà la commissione scientifica a diramare le percentuali di capienza dei vari palazzetti. Speriamo che si arrivi, come ho detto prima, a un 50% in modo tale da garantirci un minimo di pubblico importante, perché per noi poi rappresenta anche una voce in bilancio determinante. E dopodiché speriamo che il Covid vada pian piano scemando in modo tale da riempire il palazzetto come Chieti è solita vedere, insomma. La famiglia Pantalone conferma il suo impegno nel Chieti Basket, si parte per una nuova avventura in Serie A2. Sì, diciamo che quest'anno sono onorato di ricoprire il ruolo di vicepresidente della squadra, tra l'altro nell'anno proprio della 2, quindi per me che insomma da sempre sono innamorato di questo sport è un motivo di orgoglio e inoltre ovviamente la squadra della mia città, quindi c'è veramente tanta aspettativa e siamo molto carichi per essere riusciti a riportare il basket che conta a Chieti e per questa stagione che ormai è alle porte. Sì. Il presidente Gabriele Marchesani
parla di salvezza come primo obiettivo. Il vicepresidente cosa dice? No, l'obiettivo della società è la salvezza. Devo dire che in realtà abbiamo fatto un'ottima campagna acquisti, quindi la squadra che ne vedo da fuori è una squadra molto versatile, è una squadra energica che credo che ovviamente avrà l'obiettivo salvezza, ma credo che saprà far divertire i tifosi e probabilmente ci potrà togliere delle buone soddisfazioni. Era questo l'ultimo servizio del TG6, tutti i servizi, tutti i contenuti che avete visto in questa edizione sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con il TG6, quello con la terza edizione, delle ore 23. Grazie per l'attenzione, buona serata.